Buonasera. Buonasera. Come va? Benvenuti. Tutto bene. Allora, io sono Graziella Esposito, diciamo che mi occupo di ceramica già da qualche anno e ho cominciato con la tela, ho cominciato a dipingere sulla tela, poi piano piano sono spinta a scoprire questo mondo che è la ceramica. Inizialmente ho comprato la ceramica e poi ho pensato insomma, di provare a modellarla, quindi ho voluto provare acquistando il blocco di argilla, lavorandolo, piano piano acquisendo un po' tutte le notizie relative alle tecniche di smaltatura. Insomma, di pittura. E niente, inizialmente diciamo che il percorso non è stato facile, anche perché sono un'autodidatta, però tra errori vari ho cominciato, insomma, ad acquisire anche la mia tecnica, ho cominciato a migliorare anche la lavorazione dell'argilla e piano piano abbiamo pensato di creare un punto dove poter esporre questi lavoretti, insomma, interamente creati da me. E niente, per questo periodo natalizio ho pensato di dedicarmi esclusivamente a quello che è il presepe, e quindi il sacro, diciamo. Per cui ho pensato di proporre sculture, ecco, questo è il San Giovanni Giuseppe, il bambinello che non può mai mancare, poi acquasantiere e piccoli presepi realizzati interamente da me. Alcuni sono dipinti a freddo con acrilici e altri invece sono smaltati, come per esempio l'angelo e altre le acquasantiere sono realizzati con la tecnica di pitturazione a fuoco. E che dire, il mio intento è quello di avviare un vero e proprio laboratorio artigianale, nella speranza di riuscire anche ad offrire un po' della nostra cultura ceramica, perché sappiamo tutti che la ceramica è stata una delle prime attività, la lavorazione della ceramica è una delle prime attività svolte qui sull'isola, essendo una colonia greca. Niente, questo è anche un presepe interamente realizzato a mano, con i pastori realizzati a mano e pitturati a freddo con acrilici.